Avanguardie Educative è un movimento più che un progetto, un movimento che nasce nel 2014 e nasce appunto con l'obiettivo di intercettare nella scuola italiana, la scuola vera, quelli che sono i processi di innovazione. Per alcuni anni abbiamo affiancato le scuole nel tentativo di rintracciare appunto all'interno delle stesse quelle idee di innovazione che potessero portare a una trasformazione del modello tradizionale di scuola, quello erogativo, quello autoritario in qualche modo. Da quel momento abbiamo lavorato appunto su idee, pensando che non dovesse trattarsi di costruire dei modelli, qualcosa di fisso, ma piuttosto andare a reperire i germi di innovazione che poi dovevano maturare ed attecchire magari in altre realtà. È nata così la Gallery delle Avanguardie Educative. La Gallery, un repertorio di idee di innovazione che le scuole stesse hanno costruito assieme ai ricercatori INDIRE e che propongono a tutte le scuole italiane. Questa Gallery è una Gallery molto composita, che contiene, diciamo, secondo una granularità diversa, idee che vanno da strategie didattiche fino a una visione di scuola più completa. Potrei fare degli esempi, dalla Flipped Classroom, che è stata una delle prime idee su cui abbiamo lavorato, fino al Service Learning, che nasce prima come dentro e fuori la scuola, il primo titolo, e diventa poi una modalità per rivedere un po', diciamo, il rapporto della scuola con il territorio. Questo per dirvi che la varietà è molta. Negli ultimi anni stiamo cercando anche di creare delle macro categorie, no, che possano riunire queste diverse idee delle avanguardie, ma l'importante è che continuiamo questo rapporto costante con la scuola, che alimenta in modo sostanziale la nostra ricerca. I laboratori del sapere sono una delle idee di Avanguardie Educative, un'idea abbastanza recente che abbiamo mutuato da un progetto già presente nella Regione Toscana, i laboratori del sapere scientifico. Dall'incontro con questo progetto è nato in INDIRE il desiderio di provare a trasformare i laboratori del sapere scientifico in laboratori del sapere, ovvero provare a trasferire l'approccio dei laboratori del sapere scientifico a tutte le altre discipline. Questa è una scommessa. Ovviamente il titolo stesso dell'idea, Laboratori del Sapere, ci pone subito di fronte ai due concetti chiave di questa idea. L'attenzione da una parte alla didattica laboratoriale, intesa come attenzione al fare, ma anche a un fare che è prima di tutto cognitivo, quindi un'esplorazione della disciplina, ma anche attenzione al sapere, ovvero una rivalutazione dell'impianto disciplinare che tenga conto appunto dell'impianto epistemologico della disciplina stessa e facendo attenzione anche alla gradualità con cui la disciplina viene presentata e viene offerta appunto alle menti degli studenti. Il sistema chiave di questo approccio si fonda anche su alcune fasi che vengono proposte nelle attività, che sono appunto la fase di osservazione, di verbalizzazione individuale, di concettualizzazione, di discussione e di restituzione dell'attività. Questo per dire che si fa scuola in un modo nuovo, facendo molta attenzione anche ai tempi lenti dell'apprendere, tempi che restituiscono appunto a questo processo di costruzione della conoscenza il tempo della riflessione. Questo è molto importante per i nostri ragazzi.